Buonasera e benvenuti a Notizie di Prato TG. Il futuro passa da Prato. Questa mattina la presentazione della nuova tecnologia 5G. Prato sarà una delle cinque città italiane che sperimenterà questa nuova piattaforma tecnologica che non è soltanto internet super veloce, ma è una serie di servizi innovativi e di novità con mille applicazioni diverse e pratiche. Alpeci la presentazione anche al mondo delle telecomunicazioni e dell'ICT, tanti imprenditori del territorio perché il bando ministeriale offrirà occasioni di sviluppo anche per la città. Sentiamo. Telemedicina, robotica industriale, ma anche automobili intelligenti e videosorveglianza ad alta definizione. Apre scenari inediti la nuova tecnologia 5G che stamani è stata presentata a Prato, una delle cinque città italiane che sperimenterà la rete mobile di quinta generazione assieme a Milano, Bari, L'Aquila e Matera. Il salone del centro Pecci era gremito di imprenditori del settore ICT e delle telecomunicazioni per conoscere appieno tutte le potenzialità di questa rivoluzione tecnologica con cui il governo vuole agganciare il treno dello sviluppo industriale con forti ricadute sul territorio. Attualmente, infatti, tale piattaforma tecnologica è in sperimentazione negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. L'Europa arranca e ha imposto che entro il 2020 ogni paese membro abbia almeno una città con il 5G. L'Italia ne avrà cinque, tra cui Prato, che per tale data saranno pronte a esportare servizi ad alta velocità e innovazione tecnologica. Qual è il nostro tentativo? Evitare che l'Italia sia solo un mercato che compra i servizi pensati, progettati e costruiti altrove e fare in modo che anche l'Italia sia la sede dove si pensa, si costruisce, si realizza, si commercializza quello che è la ricchezza del futuro. Le ricadute sul territorio sono enormi perché il bando ministeriale che scadrà il prossimo 12 giugno, oltre allo sviluppo della rete da parte delle aziende di telecomunicazioni, prevede la presenza di università e di centri di ricerca e garantisce maggior punteggio per chi dimostrerà un concreto coinvolgimento dei soggetti locali nella realizzazione dei vari servizi a tecnologia 5G. Il fatto che oggi ci sia qui tutte le più grandi aziende, quelle diciamo che, a cui pagate le bollette del telefonino, della luce, sono tutte qui oggi, rappresenta l'interesse che c'è su questa sperimentazione che va nell'interesse dei cittadini ma soprattutto delle nostre imprese, perché effettivamente potenziare il servizio significa arrivare per primi su quello che è la sfida del futuro e mettere in mano alle aziende degli strumenti assolutamente importanti. Deve essere un'occasione perché il tessuto produttivo e quindi la manifattura tessile anche tradizionale, ma anche il comparto ICT che è abbastanza consistente nel nostro territorio, sappia cogliere questa occasione per creare occasioni di sviluppo e anche per fare in modo che Prato sia attrattiva per investimenti di grandi imprese, piccole imprese, degli operatori di TLC che investiranno sulla sperimentazione 5G. Ora si tratta, per una volta, di ragionare insieme in termini di sistema, come l'amministrazione sta tentando di fare, però uscire da noi stessi e aver chiaro l'idea che non si tratta di aspettare una ricaduta, ma di provocare un beneficio. La cronaca, movimentato e pericoloso inseguimento questo pomeriggio lungo la ciclabile tra Viale Montegrappa e il Ponte Petrino per bloccare un magrebino che aveva forzato l'alta dei carabinieri. Alla fine i militari sono riusciti a fermare il fuggitivo proprio dove la pista ciclabile entra nel Viale della Repubblica. L'auto si è intraversata, forse per una manovra errata, ed è stata speronata da una gazzella, mentre una volante della questura chiudeva l'accesso al viale. A quel punto il fuggitivo è sceso a piedi e ha cercato di nuovo di scappare, ma è stato bloccato e arrestato. Nelle concitate fasi dell'inseguimento, uno dei militari ha subito una lesione al polso ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto appreso, l'uomo a bordo di una Clio rubata intorno alle 18 è stato notato da una pattuglia dei carabinieri che stava andando in supporto ai colleghi impegnati in un servizio antidroga in Viale Montegrappa. Quando i militari si sono avvicinati per controllare, l'uomo è scappato lungo via Cellini e poi in Viale Montegrappa per immettersi sulla ciclabile all'altezza dei giardini di Mezzana, incurante delle tante persone che erano sul percorso. La fuga è proseguita fino al Ponte Petrino con i militari che tallonavano l'auto a sirene spiegate per avvertire i pedoni del pericolo. Il fuggitivo è stato quindi arrestato e portato in caserma dove sono in corso tutti gli accertamenti per identificarlo. Sparatoria nel campo Nomadi di cui vi abbiamo raccontato alcune settimane fa. Ecco, ora è stato arrestato l'ex marito e padre delle due vittime, Nadia Tarantino.
È stato arrestato l'uomo che lo scorso 19 aprile ha esploso colpi di arma da fuoco nel campo nomadi di Iolo contro l'ex moglie e il figlio di 20 anni. In carcere è finito Dani Casadio, 42 anni, fermato sabato scorso a Occhiobello, in provincia di Rovigo. A lui gli uomini della squadra mobile sono arrivati dopo 3 settimane di indagini serrate che hanno consentito di ricostruire ogni spostamento e soprattutto di collocare la sua presenza attraverso i riscontri sulle celle telefoniche proprio nella zona di Iolo il giorno della sparatoria. Il 42enne, con precedenti per rapina, è accusato di porto e detenzione di arma da fuoco e munizioni, minaccia aggravata, spari in luogo pubblico. Ad armare la sua mano, secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri, sarebbe stato il risentimento nei confronti della moglie, dalla quale si era separato la scorsa estate, e del figlio rimasto a vivere con la donna nel campo nomadi di via Manzoni. Immediatamente l'attività si è incentrata e indirizzata verso una pista ben precisa, quindi di un fatto privato e non certamente legato a problemi sociali, individuando un sospettato, e poi l'attività che abbiamo successivamente svolto sia con l'analisi tabulata che con l'attività tecnica più pura ci ha portato a questa conferma. Escluso il tentativo di omicidio, il 42enne, pur sparando da distanza ravvicinata, ha puntato la pistola verso il basso. La dinamica è stata ritenuta compatibile con un'azione intimidatoria. Un episodio di minaccia molto grave, per le conseguenze che fortunatamente non si sono avute, perché questi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi sì in terra a scopo intimidatorio, ma potevano occasionare anche dei gravi danni al parco dei bambini che era lì accanto. Il quadro indiziario messo insieme dalla procura è stato ritenuto grave dal giudice per le indagini preliminari, che ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere. Subito dopo la sparatoria l'uomo ha lasciato l'Italia rifugiandosi in Francia, da dove è rientrato qualche giorno dopo. L'ex moglie e il figlio non hanno mai puntato il dito contro il loro familiare e solo sabato, a indagine praticamente chiusa, hanno fatto qualche ammissione. L'arma, una pistola semiautomatica, non è stata ritrovata. Ancora cronaca, ha minacciato per 2 volte i genitori nel giro di poche ore, lanciando contro di loro anche alcune bottiglie. Per questo i poliziotti hanno arrestato un uomo di 40 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo risulta essere in cura al CERT per l'uso di droga e di alcol. Gli agenti sono intervenuti una prima volta all'ora di pranzo, quando i genitori avevano chiamato il 113 chiedendo aiuto. Il figlio pretendeva di avere dei soldi e li aveva aggrediti. Babbo e mamma, stanchi dei continui soprusi, hanno quindi deciso di formalizzare la denuncia. Ma il figlio, una volta venuto a sapere di questo, è tornato alla carica, stavolta chiedendo la somma di 4.700 euro e accompagnando la richiesta di soldi con nuove minacce e intimidazioni. A questo punto i poliziotti, intervenuti nuovamente nell'abitazione della famiglia, hanno proceduto all'arresto del quarantenne. E la banda del Tombino è tornata a colpire, stavolta è toccato al bar Roberta di via Pistoiese, alla stazione ferroviaria di Borgo Nuovo San Paolo. L'allarme del locale è scattato attorno alle 3.30 di questa notte, quando i malviventi hanno mandato in 1.000 pezzi la vetrata d'ingresso usando un tombino preso nelle immediate vicinanze. I ladri hanno avuto pochi minuti a disposizione, ma sono stati sufficienti per portare via il cassetto della cassa fiscale con all'interno il fondo cassa, circa 100 euro. Poi sono fuggiti via, era già successo lo scorso ottobre. Cornicione cade, trancia a tubo del gas, paura ieri a Chiesa Nuova, anche la strada è stata chiusa. Nadia Tarantino. Il crollo di un cornicione ha preso in pieno il tubo del gas, provocando una fuoriuscita. Attimi di paura quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri in via Isarco, nella zona di Chiesa Nuova. Un pezzo di cornicione si è staccato dalla facciata di una palazzina di 3 piani, travolgendo i balconi sottostanti, provocando il crollo di un condizionatore fissato accanto a una finestra e distruggendo una tettoia che si è sbriciolata sotto il peso delle macerie. Il cedimento ha interessato anche un tubo del gas che si è spezzato in 2. È successo tutto all'improvviso. I residenti hanno sentito un boato e immediatamente un fortissimo odore di gas. Nessuno degli abitanti dei 3 appartamenti della palazzina era in casa in quel momento e fortunatamente non era in casa nemmeno il proprietario, che vive al piano terra dell'edificio confinante. Se qualcuno fosse stato su un balcone o nel cortile, il cornicione si è staccato dalla facciata che dà sul retro rispetto alla strada, forse si sarebbe parlato di tragedia. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato anche con l'autoscala, pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale. La strada è rimasta
rimasta chiusa per diverse ore. Per precauzione sono state fatte arrivare anche alcune ambulanze che hanno lasciato il posto una volta accertato che gli appartamenti della palazzina erano tutti vuoti. I tecnici di Toscana Energia hanno provveduto immediatamente a chiudere il tubo generale del gas e poi hanno iniziato i lavori di messa in sicurezza. I danni sono ingenti. Gli occupanti dell'appartamento del terzo piano non hanno potuto far rientro in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco sulla stabilità del tetto. Accertamenti sono in corso sui motivi del cedimento del cornicione. Una settimana senza telefonino, la sfida lanciata agli studenti del Dagomari. Sentiamo Alessandra Grati. Una settimana senza telefono cellulare, Facebook, WhatsApp e social network. Due classi del biennio dell'Istituto Dagomari e una cinquantina di ragazzi del liceo San Nicolò, da questa mattina, insieme ai loro professori, proveranno a vivere per 7 giorni nella dimensione 2.0. La scommessa è partita così, per caso. Eravamo in classe, li vedevo alcuni col cellulare, li ho rimproverati e da lì anche loro mi dicevano: prof, neanche lei riesce a stare senza telefonini, senza internet. Da lì, insomma, una parola tira l'altra e parte la scommessa. Una settimana senza cellulari, sì, io che loro, e vedremo come finirà. E l'impressione è, abbiamo avuto attimi di panico, c'è stata molto ansia, qualcuno ha avuto anche delle palpitazioni. Sì, sembra scemo dirlo, però... c'è l'emozione, è una cosa sciocca, ma i ragazzi sono motivati, anch'io come loro, e vogliamo andare avanti. Per fortuna abbiamo tanti colleghi e amici che ci supporteranno un po' e non ci abbandoneranno in questa vita reale che ormai sembra un po' difficile senza rete, connessione e telefoni. Questa mattina il 70% dei ragazzi della seconda G e della seconda F AFMA del Dagomari ha consegnato il proprio cellulare. Abbiamo avuto attimi di panico, c'è stata molto ansia, qualcuno ha avuto anche delle palpitazioni. Sì, sembra scemo dirlo, però l'emozione è una cosa sciocca, ma i ragazzi sono motivati, anch'io come loro, e vogliamo andare avanti. Lunedì prossimo tutti torneranno nella dimensione 3.0. L'esperimento del Dagomari sarà raccontato su una pagina Facebook. Ovviamente il diario di bordo sarà scritto da terzi. Vedremo come andrà a finire. Intanto vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro una buona serata.